tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui con il mio bullet journal e la mia matita per appunto iniziare il bullet del mese di aprile. E niente, questa volta lo farò un po' con voi, un po', non so, diverso dal solito, chiacchiereremo un po' perché mi sento un po' giù in questa giornata e quindi niente, mi va di farlo per passare un po' di tempo e più che altro per niente, perché devo programmare appunto il mese di aprile con i contenuti per voi e niente, in attesa di sapere come andrà a finire questa storia, anche perché non credo che appunto finirà il 3 aprile. In ogni caso, iniziamo. Ci segno i compleanni del mese. Il 25 aprile è il compleanno del mio cavallo e non penso che sarò con lui a festeggiare, lo spero, ma non so. E ok. Poi qui sotto ci scrivo appunto spese che non saranno molte. Le settimane, anzi no, perché questo mese di marzo non mi è stato molto d'aiuto e quindi penso che farò subito YouTube. E mi vado a vedere appunto i giorni del mese, sicuramente uscirà. Ok, e questo praticamente è tutte le pubblicazioni, cioè i giorni di pubblicazione dei video. E niente, poi appunto ci aggiungerò quando mi vengono le idee, ci scriverò appunto tutte le idee dei video programmati per quel giorno. E poi lascio sempre due pagine per appunti. Idee. E
E qui appunto ci scrivo tutte le cose che mi vengono in mente, tutte frasi, cose che penso, ok? E poi di qua ci volevo mettere appunto una foto, perché appunto essendo il mese del compleanno di Bull, ci metto questa qui del nostro primo Natale insieme. Questa foto che avevo fatto il giorno del mio compleanno. Praticamente questo è il mio mese di aprile e appunto qui ci ho fatto l'inizio, la copertina. Poi ci ho messo subito i compleanni del mese, le spese del cavallo e altre spese che non so, vedremo come andrà. Appunto, io lo sto registrando che è lunedì 23, ricordo. Sì, lunedì 23, quindi ancora appunto non so le novità. E questa appunto è tutta la programmazione di YouTube. E poi ci ho messo appunto due foto per tirarmi su di morale con Bull. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!